Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui su questo video un po' particolare. Oggi abbiamo un ospite speciale che può anche salutare se vuole adesso. Io non saluto soltanto perché Yaxit è un grandissimo sexy uomo. Basta. Beh, mi pare un ottimo motivo. Io infatti Yaxit mi ha chiesto: dai, vieni a fare un dual. Io ho detto: ma cosa, un dual anal? E lui mi fa: no, double penetration. Esatto. E quindi io ho detto: ma se facciamo un double penetration con i fucilozzi, allora sì. allora sì. Esattamente, è andata esattamente così. E quindi sono morto. Allora, il gioco che abbiamo scelto era questo fantastico cult della serie Star Wars che tutti conoscerete. Fra poco tanto. Strano, perché dico, io su Italian Gamer ci vivo praticamente. E vi dico, Battlefront io ho mai visto. Cioè io non so, Yaxit oggi mi ha detto giochiamo, e io ho detto ma che gioco è? È tipo il sequel di Tetris. E Yaxit mi fa no. E io ho detto cazzo, io ho mai sentito questo gioco, Yaxit, non ci giochi mai, tu, cioè la prima partita che fai o sbaglio? E su Telegram Gamer credo di sì, ma perché in realtà io conto di fare una serie su Star Wars, solo che siccome ne ho altri 15, praticamente siccome è l'ultima allora non ho ancora iniziato. E quindi diciamo non ho fatto mai nessun video, però forse tanto. Yaxit infatti mi ha promesso che adesso aprirà un server, comprerà un PC tipo troppo potente da 1000 euro e creerà un server per giocare a Battlefront da solo. Esatto. Gioca solo lui, tipo un server gioca solo lui. No, ma io a volte lo facevo, giuro, facevo delle cose chiaro. Infatti sei un figo, non è che. Ho fatto un massacro, ho ucciso non so quanti. Sì, anch'io sono a 0 kill, 6 morti, 6 morti, una cosa del genere. No, comunque, ma ragazzi, tento di arrivare alle 20, comunque di morti, certo. Comunque guarda qui mi esplodono tutti, i cattivi. A me sta tipo laggando a bestia, non so neanche come sia possibile. Ma perché tu sei un connessionato, cioè tu addirittura siamo nella squadra assieme, sei un connessionato e mi riesci a battermi. Cioè riesci ad uccidermi solo per la tua connessione. Io quando mi avvicino a te muoio perché il mio modem si rifiuta di avere una 100 mega come alleato. Esatto, e quindi. Ah già che siamo pure alleati tra l'altro. Cioè Battlefront non contempla una 100 mega. Ah no, infatti se guardi nelle impostazioni il massimo contemplato è tipo 6 mega. 6 mega, l'hanno fatta per me. Esatto. Wow. No, era colpito però così, ricordiamoci. Cioè tipo Yaxit ha un ping tipo di 0,2 millisecondi. Praticamente Yaxit spara ancora più. Sì, un millisecondo. Cioè per Yaxit non è neanche pre-fire, è proprio fare instant zoom. Esatto, io sparo avanti nel futuro praticamente. Quindi... Sì, cioè con la sua 100 mega lui riesce a tornare indietro nel tempo. Cioè non deve neanche sparare, lui torna indietro nel tempo. Esatto. Dai che ammazzo sto mona. Boh. Addio. Ok, ricarica. Ah già, su Battlefront qua. Mi sono suicidato, sì, sono stato un grande. Mi sono fatto saltare la bomba in mano. Hai fatto Harakiri con la spada laser? No, con una carica. Con la carica, ancora è molto più drammatica come cosa. Sì, perché c'è un tipo di fango che ha fatto molto così. Io non so tu, ma ogni volta che io salgo su ste scale, tipo esplodo. Tipo implodo su me stesso. Quelle scale nel corridoio qui. E certo, perché ci sono tutti gli alleati che si fermano. Allora i nemici tirano tutti la granata. Aio. Una mega camperata di gruppo. Esatto. Fanno le orge in quelle zone. Fanno le orge, tipo dicono. Tutte le volte che uno vede un coso dice che cavolo è come fosse un pisello enorme. Esatto, più o meno così. Tipo. Sì, infatti. Comunque la classe migliore è l'ingegnere. In questo gioco praticamente ci sono alcune classi overpower, tipo l'ingegnere. Abbastanza. E poi anche un po' il cecchino, se si impara a tirare, perché il colpo del cecchino non va sempre dritto nella stessa posizione, quindi è abbastanza overpower. Se ma è tipo COD, non è che... Cioè, che poi questo gioco, alla fine, sì, se no. Tu vedi, tipo si chiama Battlefront, e cosa mi ricorda Battlefront? Tipo un altro gioco uscito un pochino prima, detto Battlefield, con cui praticamente Battlefront condivide tutte le meccaniche. Beh, ma sì, ci sta. Poi ci sono questi maialoni che iniziano a camminare e cioè, sembra che ti vogliono ammazzare. E in effetti ti vogliono. Poi tipo ogni tanto io vedo della gente ferma. Non so. Ecco, non so io non vedo gente ferma, però vedo gente che si muove in moto stranissimo. E mi incastro nel muro. Wow, sì, tipo l'intelligenza artificiale infatti è qualcosa di stupendo. Tutti fermi da me. Tutti fermi. Ti fermi? Sì, quelli senza nome sono tutti fermi. Metodo per riconoscere se sono del computer o meno, a parte il fatto di leggere il nome sopra.
Ecco, mi ha ucciso un gamorreano. Che è tipo un tipo con l'ascia. Che è un tamarro. Un tamarrano. Sì, sai quelle, sono le guardie di Jabba, quelle che nel film le strozzano. Sì, quelli con le asce. Esatto. Quello mi ha ucciso. Tra l'altro Yaxit è stato scritturato per il prossimo film di Star Wars. Ah sì, giusto. Tra l'altro adesso entro in questo tunnel, dovrei morire con lo Wookiee, ecco, sono rimasto incastrato. Aiuto. Cioè aiuto. Sai che muori e ci vai. Sì, perché praticamente lo Wookiee è troppo alto, no? E non puoi entrare. Però se tu fai la capriola entri, e poi rimani incastrato dentro. Merda. Ok. No, ci ho fatto riuscire, senza morire. Fantastico. Sì, sei proprio skillato a manetta. Perché ci sono una quantità di bug, adesso in questa mappa non ce n'è. Però in generale... Ah no, questa, in questa non ce n'è, siamo a posto allora. Cioè no, non diciamo che puoi sfruttare per sparare attraverso i muri. Perché siamo di solito così. Ma io direi, se volete comprarlo su Steam, non compratelo e piratare. C'è un Jedi, ma cazzo. L'altro giorno, ragazzi, dovete sapere che Yaxit è entrato in classe, doveva essere interrogato, a un punto... La professoressa le ha detto tira fuori il diario e lui fa no, io non tiro fuori il diario, io al massimo tiro fuori la mia spada laser, così. E tipo ha tirato fuori questa spada laser luminosa da Darth Maul, tipo aveva 6 spade laser in mano, il suo spadone di fuoco tra le gambe. E allora ha tirato fuori la sua spada laser e in pratica gli ha fatto vedere, ah guarda, chi è il vero Anakin Skywalker, sono io il prescelto. E ha iniziato a prenderla a spadate. C'è uno che corre come un matto. Esce dal corridoio di corsa e scappa, non cerca di sparare a nessuno. Capitano queste cose? La mia granata è diventata verde. Se carichi la granata, tu dici carico l'arma, dovrebbe essere un colpo più potente. No, la granata non esplode più. Si schianta semplicemente, gli arriva in faccia, gli fa un po' male, diventa verde in compenso. Basta, ma adesso io lancio un appello a tutte quelle bellissime persone che ci stanno ancora ascoltando. Sì. E dico, ragazzi, ma ditemi una cosa. Ma se voi doveste farvi un computer overpower, come lo prenderei? Come lo faceste? Guarda voi? Come corre. Io lo so perché fai questa domanda. Perché Yaxit mi dice prenditi una GTX 110. E io dico no, ma la 110 è troppo potente per me. E cose così. E certo. Yaxit ha detto che mi vende la sua GTX 110 a 1200 euro e che è un affare. Io pensavo di prenderla in realtà. Bravo. Non ce l'ho neanche. GTX 110 con 32 MB di RAM video. Mm-mm. Riesce a reggere quasi la risoluzione 300x400. Puoi reggere 16 bit. Sì, questo vabbè, qui, che corre sempre. Ma quella lì soltanto con l'ultimo driver. 16 milioni di colori solo con l'ultimo driver. No, 16 milioni, 16. Ah, 16, proprio, 16 colori. No, certo. Capito. Cioè tu vedi tutto uguale, però. Beh, ho fatto un buon 23.9. Sì, sì, anch'io ho fatto un buon... Buono, 19, siamo in positivo, ragazzi, siamo in positivo. Io direi seguite i consigli di zio Federek, anche detto zio Friends, ma tra l'altro mi si è bloccato, come cazzo si va avanti? Anche me, adesso è comparso il pulsante. C'è, lui c'è. È comparso il pulsante. Allora, questa mappa, Utapau, è una delle mappe più fighe che ci sono in assoluto, quindi Repubblica di brutto, ma proprio tanto. Cecchino, perché io in questa mappa, come avete visto da quel video che ho messo sul canale che voi non avete guardato, quindi adesso andrete a guardarlo. Stronzi. Esatto. No, qua si fanno le kill col cecchino e si ammazzano tutti i Jedi col cecchino. In realtà forse nella mappa normale, cioè nella partita senza Jedi non ha senso, perché i Jedi li ammazzi con un colpo. Ecco un droideca. Ok. Allora io direi adesso tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto, così facciamo un sondaggio sulla community Italian Gamer, scrivono Yaxis sei un camperone del cazzo che usi il cecchino e ti metti a far fuori la gente. Ma guarda che io sto usando il cecchino come un assalto. Ah, quindi sei proprio bang bang. Esatto, io faccio delle cose assurde, poi ci sono quei carri armati in mezzo, un po' di scocciatura. Col tuo mega fucilozzo. È molto mega, questo fucilozzo è utile per ogni pratica. Si può usare anche come lancia. Come lancia? La usi come lancia, infilzi la gente, gli vai addosso e li prendi a spadate. Esatto. Like a Jedi, perché io sono il clone di un Jedi in realtà. Sono morto di nuovo. Bella, ne ho già ucciso un vero player. Perché a volte si uccidono i non player. Ah! Tra l'altro... Vai, parla. No, ma vero che volevi fare tipo una serie come diventare un Jedi?
tipo real live streaming. Beh, ci starebbe in effetti. Mi ha detto lo carico dappertutto così la possono vedere tutti quelli di Italian Gamer, che in realtà sappiamo, ragazzi, perché io vi dico, io sono un grande fan di Italian Gamer. E dato che sono un grande fan, vi dico subito che in realtà il sito che visito di più di Italian Gamer non è il canale di YouTube, ma è il canale di YouPorn. E quindi Yazit ha detto carichiamo su Italian Gamer, infatti che ci mette i Jedi nudi. Ma sono tanto maschi. In realtà sono io il Jedi sempre. Ma infatti vi dico, lui farà un live gameplay action how to, dove vi fa vedere come potete diventare dei Jedi dalle prime armi, cioè in pratica fa vedere come quando i Jedi erano bambini, in pratica è sempre nudo. Sempre nudo. Certo, giustamente. Perché sennò dov'è il realismo? Dov'è il realismo, scusami? Cioè, infatti. Tipo Battlefront è un gioco realistico. Ah, sì, proprio. Ma comunque ci sono alcune classi overpower, come vi dicevo prima, tipo l'ingegnere, come ha fatto quello di tornare così indietro? L'ingegnere, per esempio, ha una cosa, una tatanica che gli permette di prendersi tutta di nuovo la vita. La puoi mettere per terra e prenderti tutta la vita. Te l'ho detto, sei proprio un camper. L'hai mai visto? Comunque ti piazzi lì, ti metti a buttare a terra ste cazzo di taniche. Esatto. E poi comunque, riguardo ai giocatori invece, i giocatori reali, i player, hanno due nomi di solito. I nomi sono o player 1, si chiamano tutti, o player 1 o Capitan Cody. Ah, i giocatori dice avversari? Sì, ma anche gli alleati di solito. Ah, tutti, vabbè. Tutti quanti. Wow. E poi qua ci sono sti monache. Mi hanno ucciso. Zio. Tra l'altro, facci una presentazione di questa partita, del punteggio. Dici se è una partita equilibrata, secondo te. Sì, no, abbastanza equilibrata come partita, direi. Perché le partite non equilibrate in Battlefront finiscono dopo 4 minuti, in cui tutte le basi vengono conquistate e si passa alla prossima mappa. Ok. Comunque vi sta sfondando il culo, eh. Tantissimo. Dove che c'è Capitan Yaxi. Sta... arando anche le zie a tutti. In realtà Yaxit vede la lista dei player, dato che conosce tutti, è da 20 anni che gioco su questo gioco. Esatto. Lui giocava già all'alfa di questo gioco. Io l'ho sviluppato anche in realtà. Sì, Yaxit ha avuto il concept originale, l'ha sviluppato tutto. Cioè in realtà l'ha sviluppato solo lui questo gioco. L'ho scritto in binario naturalmente. L'ha scritto in binario, sì. Perché all'inizio io tipo ho iniziato con lui, volevo scriverlo in Java. Poi Yaxi mi fa, no, scriviamolo in binario, che è più semplice. Giustamente, molto semplice, quindi... La basilarità è la cosa principale. Adesso sto facendo il counter, puoi dirlo. Però ogni tanto ci sono delle persone che scompaiono, e il pavimento si muove. È più figo, fanno tipo Goku. Sì, esatto. Prende il tutto più realistico. Ok, Lulu. Che... Poi queste taniche che ci sono a terra, cioè queste cagatine che cadono, sì, queste specie di termos, ho detto caffè. Ma com'è che uno li usa? Cioè li prende, tipo se li ficca in gola. Sì. Una cosa no, la tanica blu è ispirata a quando Luke nel film tipo viene chiuso in una tanica. Lì la Bacta. Mezzo congelato, esatto. Bacta, si legge così o no? Bacta, esatto, giusto. Bacta. E quindi in teoria dovresti esserci immerso per 40 giorni dentro. Vabbè, uguale. Cioè, qua c'è, tipo, hanno tutti l'abilità Sasha Grey, che viene scelta tra i vari perk. In pratica ti permette di prendere 20.000 taniche di Bacta assieme e di ingoiarle tutte istantanee. Esatto. Ma sì, stanno continuando a dar armi, tra l'altro. Eh sì, questo non va bene. Ci fai perdere, poi. Perdiamo iscritti, perdiamo per iscritti. Sono diventato un admin di Italian Game. Quando... Così a caso. Sì. Quando uccidi tipo 6 persone con la pistola, ti dà una pistola che è la cosa più overpower del gioco, perché è potente come fucile. Quella che spara triplo. Ma che... No. Quello che spara triplo è la mitragliatrice. No. La pistola è potente come fucile a cecchino, certo. Però hai tipo 20 colpi a caricatore. Così puoi camperare con tutte le classi. Sì, esatto. Ah, ok, ho capito. È fatto apposta. Poi ci sono vari cose, tipo il bonus per il fucile a cecchino, che fai tot kill beccando in testa. Invece è un fucile da cecchino scarsissimo, che diciamo è un po' più forte come danno, perché è un fucile laser, quindi se ci sono 10 nemici alleati, sì, tutti sì, 10. Sì. Però in compenso fa cagare, cioè ha 4 colpi per caricatore e ricarica ogni non so che. Ma ti dico, io adesso voglio farti questa grande domanda. Vai. Su cui la risposta deve essere quella che voglio io. Ah, ok. Perfetto. Perché sennò ti picchio.
No, cioè io sono fomentato proprio a bestia. Ok, ti dico, per questo Star Wars Battlefront, non 3, perché scrivere 3 non era abbastanza figo, quindi Star Wars Battlefront. Sviluppato dalla DICE, tra l'altro, quindi mi... cioè... La domanda è, secondo te uscirà? Uscirà? Sarà figo? Allora... Quante epicità ci sarà? Lo giocherai fino alla morte? Beh, giocarlo contro il 2 sarà dura, perché... Cioè, non il 2. Sì, perché stai Battlefront 2, altro che... Se domanda... Perché? Perché io ci ho giocato così tanto che è senza senso proprio. E che cosa ti aspetti? Però... Cioè, che cosa ti aspetti di miglioramenti? A parte, vabbè, la grafica che sarà ovviamente pompata con sto cazzo di Frostbite. Allora, quindi... se proprio vogliono potrebbero fare un'intelligenza artificiale che sia un'intelligenza e non una deficienza. E... tu dici che ci saranno ancora i players? Cioè io penso che comunque venderà abbastanza. Che minchia, sto gioco lo stiamo aspettando da 20 anni e quindi spero che ci siano abbastanza giocatori online da non aver bisogno dell'intelligenza artificiale. Sì e no, però perché comunque la serve per la campagna e... Ah beh, quello sì. Se c'è nella campagna di Battlefront io me la faccio tutta, mi prendo il mio buon ingegnere, mi faccio tutta la campagna senza... Tutta la campagna senza morire. Tutta la campagna... Sì, no, ma l'ho fatto. Lowless. L'ho fatto... Italian Gamer. L'ho fatto in un giorno, mi sono fatto lì, sono state sì, meno di 4 ore e mi sono fatto tutta la campagna. Quindi è un po' di equilibrio. Sì, vabbè. Cioè io penso, diciamo dall'esperienza della DICE, io mi aspetto una cosa che praticamente sarà basata solo sul multiplayer. Cioè la campagna la metto, sì, ovviamente. Probabile. Non mi aspetto una cosa scandalosa a livelli di Battlefield, con la campagna che dura tipo 2 ore di missioni del cazzo. Però non l'ho detto. No, cioè io ho tipo altissime aspettative, tra l'altro. No, beh, anch'io. Tutti, il problema è che poi non si sa se lo faranno, perché si sono sempre presi con qualcosa, sempre qualcos'altro da fare prima e quindi... Lo so, ma adesso ho letto che lo sviluppo di Battlefield 5, poi come cazzo si chiamerà, Battlefield World at War Pucca Edition, comunque quello che è, dovrebbe essere spostato a Visceral Games, ho capito, che sono quelli di Dead Space, tra l'altro. E quindi non è che mi aspetto tanto io da quel titolo, da questo parte, però magari poi è solo un rumore delle balle. Comunque DICE adesso è impegnata, da quello che so, su Mirror's Edge, una specie di reboot di una saga durato ben un capitolo. E basta, quindi logicamente dovrebbe farlo bene. Ma Mirror's Edge fa abbastanza cagare, credo. Sì, più o meno, cioè non è niente di che, io ho giocato niente di che, però boh, cioè non dispiace. Non so, quello dove devi. È tipo un gioco di parkour. Sì, quello. No, ma non è male come idea, cioè è carino. Ma l'idea sì, è un po' alternativa, diciamo. No! Mi sono preso un razzo in faccia, anche se da quanto è parso alla vista mi è passato di fianco a 4 metri. Però in realtà... Sì, ma anche a me è uguale, eh. Ah, beh, okay. Adesso scrivi in chat, hacker cheating fai schifo. Esatto. proprio il top. Ma io vi dico, da quando ho giocato su PC non è che ho fatto tante partite. Cioè, ogni volta che tu magari sei un minimo un figo, fai qualche azione decente, questi mi scrivono cheater, boot. È vero, specialmente qua in Battlefront, tanto. Sì, ma veramente, cioè perché qua non esistono, tipo, con controlli, niente. Ma no, ma perché chi è che si mette a sviluppare? Cioè, no. Sì, ma infatti. Ah, accidenti. Mi è passato un missile addosso. Sì, più che passare, diciamo che mi ha beccato. Ti ha beccato io. Adesso prendo il soldato clone. La truppa proprio quella che va giù di numero, è inutile, e faccio una quantità di kill che non ti immagini. Che va giù di numero. Sì, il soldato clone, quello con la mitraglietta e la pistola. Ma è tipo, ogni volta che vai avanti verso la base avversaria, tipo vieni maciullato. Sì. Si spera che così tanti in numero si riesca a fare qualcosa. Ma infatti, comunque ragazzi, di server ce n'è tipo 2. Ce n'è 2, ma sono 2, tutti e 2 ospati da Italian Gamer, quindi donate. Donate da Italian Gamer. Perché Yaxi, tipo lui con Italian Gamer, assieme a, ovviamente, a Don Chronix e a Daka Killer. Omicronix ormai. Di cui ricordiamo che Omicronix ha lasciato, però ancora nei nostri cuori. Cioè loro fanno tipo ogni mese, praticamente ci vivono. Cioè ormai ci vivono, considera che sono in 3. Sono in 3 e guadagnano talmente tanto, tipo più o meno più dai pai, una cosa così. Tipo, una cosa come 2-3 mila euro al mese. Soltanto in pubblicità di Google, poi c'è il sito che quello rende tantissimo. E poi le pubblicità del sito, cioè è tipo una cosa altissima. Cioè Yaxi mi dice che oramai non pirata neanche più lui, perché... Io da un po' ormai compro. Cioè i soldi li butta. Sì, è vero.
li butta, oramai li usa, tipo, quando ha il PC un po' sporco dentro, si mette lì, usa tipo le banconote da 20 e poi pulisce dalla polvere con quelle. Esatto. Perché non ha voglia di andare a prendere lo scopo. No, in realtà perché quelle da 20 hanno il colore giusto per, diciamo, mi lucido tutti i infatti poi aumentano le prestazioni colore. Anche, come comprarsi un'altra scheda grafica. Esatto. Se butti i soldi così. Sì, sì, ma ve lo dico io, cioè esperienza. Secondo voi mica gli poteva girare questo qua, c'è cioè Battlefront 2, il gioco nuovissimo, grafica overpower, DirectX 16, mica gli può girare 60 frames, no? E solo in quel modo puoi fare, non è che ci sarà DirectX 6. E salta sulla mina. Oh. Comunque li abbiamo arati, basta. Abbiamo arati, cioè non puoi dire niente. Poi in realtà io ogni tanto in alcune partite mi sommetto da un 2 contro 200 e faccio cose assurde, però in questo caso direi che... Ti metti in 2 contro 200, non ho capito? Con sì, Leonida, le cose così fai? Io gioco così, ovvero quando in single player, mi metto da solo contro una squadra, gioco finché... No, non è che da solo, però insomma... Sì, quasi. Sì, sì. E poi quando l'altra squadra è così perso, cambio sponda, diciamo, che è brutto da dire, però così. E giochi contro uno? Vinco. Sì, no, gioco da solo contro quei 200. E vinco perché appunto l'intelligenza artificiale fastidio. Primo della squadra, ragazzi, 43-13. Sì, sì, ottima prestazione. Tra l'altro adesso mi hanno già chiesto di entrare ai campionati mondiali di New Games, dove partecipano 4 persone. Sì, e infatti con 12-16 considerate che sono il primo. Ah, tu eri coi droidi? Che ne so, no, Repubblica. Ah, ok, boh, adesso vediamo. Io metto coi droidi e tu ti fai Repubblica, io se ti trovo ti uccido. Quante partite facciamo ancora? 20? 52? Ah, facciamo un video a 6 ore? Che dici? È vero, quanto mi ho dimenticato che stavano registrando. Vedi, la naturalezza di Yaxi si vede in queste cose, infatti. Lui dice, ah sì, me l'ero dimenticato. Repubblica, vero? Sì, oh, lo puoi... No, sì, fai pure Repubblica. Bello. Io preso i droidi, ah. Sì, sei proprio un nerd. Cioè nessuno prende i droidi, fa schifo. No, sono scarsi e sono brutti. Cioè sono brutti. Brutti, ma non lo so, ma. La parte estetica vince tutto, e la parte morale anche. Cioè come fai il personaggio cattivi? sei un mostro. Sì, perché io ho istinti cattivi, infatti. C'è l'immedesimazione. Io mi immedesimo molto nei cattivi, più che nei droidi. Ma ad esempio, alla fine l'hai fatta quella roba che volevi comprarti una macchina della tortura ogni volta che mi hai colpito? Per sentire sulla tua pelle e giocare meglio? No, però l'avevo pensata la cosa. L'avevi pensata, almeno quello. Tipo, ho visto che c'era una macchina, tipo per Battlefield, dove in pratica c'era questa specie di tapirulan che a seconda della direzione in cui ti muovevi ti portava indietro, quindi in pratica restavi sempre fermo e ti muovevi. Poi c'era sto mega nerdone con sto fucile in mano. Cioè, tipo, uno non si rilassa a giocare, cioè uno non si rilassa, tipo, fatica. Zero proprio. Un'altra cosa che vi dico di questo gioco, che ogni tanto capita, è abbastanza raro, però può capitare. Siccome quando i veicoli esplodono hanno deciso di mettere questa grande cosa, dei rottami fisici che quindi ci può entrare dentro, bloccano, eccetera, a volte capita, tipo, c'è la piccola motoretta che esplode, tu stai andando avanti tranquillo, per qualche bug un rottame ti entra dentro il carro armato e te lo distrugge. Ma sai qual è il fatto? Che tu parli solo delle cose brutte. Cioè stai pubblicizzando il gioco tipo tuo preferito al mondo dicendo solo cose brutte. No, ma questo non è una cosa brutta, è un pregio. No, perché dovete sapere che il gioco ogni tanto crasha, soprattutto ogni partita che fai crasha. Infatti non so come mai non sia ancora esploso. Poi ti fonde la scheda. La scheda te la fonde sempre. Ogni mese Yaxi compra una scheda nuova, infatti. Sì. Perché te la fonde, ragazzi, te la fonde. Cioè, state tranquilli. Invece se siamo in vena di cose belle si possono investire delle persone, pensate. Poi non muoiono, però. Perfino. Esatto. Colpite quel carro armato schifoso. Basta, adesso prendo il cecchino e ti vengo a beccare. Col cecchino? Io sono dentro un carro armato. Ti becco col cecchino io. Va bene, si può anche fare. Oh, dai, anch'io ho preso il cecchino, guarda che bello. Adesso facciamo una check-in scoop. No scoop, solo no scoop. Io faccio sempre no scoop. Bella. Come hai potuto vedere dal video di cui parlavo. Guarda, stiamo già perdendo, ecco. Il video che tutti hanno visto, tra l'altro. Certo. Qual è il video più visto adesso fatto da te su Italian Gamer?
Non lo so. Come non lo sai, dovevi dire una balla, dovevi dire il video di Star Wars, così tutti andavano. Giuro, beh, no, sarà proprio il video di Star Wars. Sì? Ma bella. Certo, ora faccio un salto epico e mi ammazzo contro un albero dall'altro lato. Wow! Tra l'altro, ho predetto bene, mi sono proprio ammazzato contro un albero. Ma bello. L'ammazzarmi contro un albero, sì. Tra l'altro devo dire una cosa, io i giochi di Star Wars, cioè, possono essere brutti, ma sono di Star Wars, quindi vanno comunque giocati, tu devi dire è fighissimo anche se fa schifo. Però devo dire che oramai su Android, iOS, perché mi escono solo lì i giochi, tutti free to play, queste cazzo di microtransazioni, e sinceramente fanno tutti cagare. Cioè non c'è proprio niente da fare. Però quel tipo, buono che... Vuoi giocare? Vive. Paga! Certo. Guardate la serie di free to play a proposito. La serie di free to play? Oh. Fuori! Sì, no. L'ho visto rotolare e pensavo di averlo ucciso, invece non l'avevo ucciso. Vabbè, qua non è, cioè, tu speri di andare bene, tu speri che muoiano. Esatto. Guarda questo qua che si chiama 3SIS, eccetera. Come i famosi pezzi di Windows che spariscono. Kernel? Quello che esplode? No, no, non è il kernel che sparisce. Di solito c'è sempre qualche pezzo con dei nomi strani. Oh, perché... ma adesso dobbiamo trovarci su una base e facciamo uno scontro. Eh sì, il problema è che sono tutti qua in questa base, quindi... E qui base sei tu, facciamo uno scontro. È l'unica nostra. Ho fatto un nosco, sappi. E qual è? Ah, questa, bella. Ma dove sei, su un veicolo? No, sono appiedato con una guardia magna. Una guardia magna, appiedato? Vediamo un po'. La guardia magna qua non ha la spadonna, naturalmente, perché... sarebbe troppo facile. Certo. No. Dai! Quanto lagga la connection? Ma fa parte del gioco il lag, perché devi saper usare la forza, perché ti deve andare al proiettile. Per predire, infatti così. Oh, oh, l'ha investito l'alleato, che grande, lo stimo troppo. Come si fa a scrivere? Tipo con invio. Poi a un certo punto perché culo. A un certo punto vedi che non puoi più fare alcuni simboli perché spariscono e sono sostituiti da altri. Cheater, yassit, aim, boot, expel, liamus. No, guarda che poi lo fanno sul serio. Te lo dico io. Io li mangio, ti scrivo così. Spegliarlo, vado avanti solo io. Isildur, mi stanno già rispondendo. Questa è una grande risposta, puntino puntino. Io. Ok, così verrai espulso adesso. Esatto. Verrei espulso, il video di Italian Gamer finisce qui. Wow, mole. Mole, ok. Mole, medici. Kicking Dark Maul for minus score. Ok. Allora. Kicking. Come ti chiami? Fuoco Yaxit. Fuoco Yaxit. Tanto non mi kickano perché. Yaxit perché. Essendo mio server, cazzo, mi è arrivato un karma. Raspa le zie. Ma che cazzo? Rapa tra l'altro, rapa è più... ancora meglio. Rapanello. Esatto. Rapanello. Sa più di verdura perché... più di verdura, più vegetale. Esatto. Devo almeno uccidere questo... cetrioli, quella roba che piace. Sì. Ecco, la guardia magna è un'altra classe overpower. E nessuno mi risponde però, eh. Va bene, questo, dovrò tirare giù questo server adesso. Vai, Axi, DDoS. Dio? Lanciamogli un DOS. Un DDoS. Un XDDOS. Ma tu giochi in HDO Definition tanto, giusto? HDO, sì. HDO Definition. Oh, guarda, hanno conquistato una base dall'altro lato del globo. Tanto questo pianeta poi lo sappiamo, viene distrutto dall'impero. No, non è vero. Spoiler! Con la guardia magna poi ti può fare un fascio di missili che vanno avanti, missili viola bellissimi, tutti colorati. Ecco, diciamo che la caratteristica di questo gioco principale sono i colori, perché è tipo un gioco più colorato. È più colorato di quei giochi, sai, quelli dei dolcetti dove devi far cadere i dolcetti. Candy Crush. Esatto. Volevo dire una cosa, sì, che Yax prima ha detto, vieni qua così diciamo un nuovo concorso. In questo concorso, per diventare admin di Italian Gamer e guadagnare così una valanga di soldi, per diventare un concorso per diventare ricchi, cioè la gente vi offre lì super analogico, così noi vi offremo admin Italian Gamer. Esatto, e... devi giocare una schedina.
Sì, in pratica per diventare admin di Italian Gamer dovete postare su Facebook, sulla pagina di Italian Gamer, che spero esista, e infatti esiste, esiste, siamo a posto, bene, sulla pagina di Italian Gamer una vostra foto dove vi scaccolate con il pollicione del piede. Con il fucile di Battlefield. Ma dipende, potete scegliere, non è un problema. La foto di scaccolamento extreme più extreme che c'è, ovviamente, perché sennò dov'è l'extreme? Esatto, vince. Vince e diventa admin Italian Gamer e prenderà tutto il cash. Esatto. Per almeno 6 mesi. Xbox diventerà povero e voi potrete vivere. Cioè con 6 mesi di entrate, di monetizzazione. Si può vivere per sempre. Ma si può vivere per sempre probabilmente, cioè ma minimo. Non ci posso credere, questo missile aggancia. Ah no, non aggancia affatto, è solo che non funziona. Sennò sarebbe. Boh, che dici? Con questa concludiamo? Dico che sì, perché tanto è finita la partita. Uccido questo alleato così finisce prima. Concludiamo. È finita. Adesso, adesso dirò a tutti i miei amici di venire qua e farti gli attacchi di DOS. Farti bisbo. Qua. Bene, il primo della squadra nonostante sia stata una partita scarsa. È proprio schifo. Lo so. Dove sei? Ma sei negli avversari tra l'altro. Certo. Un barbone. Io ho fatto 4-4. Buono, buono. 23-7. Cioè non credevo si potesse morire così poche volte. Si può. Cioè guarda, si fanno i record di meno morti possibili. Ah sì. Quindi niente ragazzi, allora qua chiudiamo il video. Lasciate un bel mi piace e un'iscrizione che non fa mai male. Un saluto da me, Yaxet. E da Federek. E ricordatevi, segnalate il video per nudità, così ce lo tirano giù. Esatto, d'accordo. Così.